perché l'antimafia non è solo fatta dalle toghe, dai carabinieri, dalla polizia, dalla guardia di finanza, è fatta dal popolo, è fatta da chi ha il coraggio, da presidente di un parco, di individuare i meccanismi attraverso i quali la mafia accumulava denaro in maniera poco rischiosa e senza alcun problema, addirittura sottraendolo allo Stato. Ecco, oggi io sono felice perché questo patrimonio, che è tutta la mia vita, e lui l'ha capito, Giuseppe l'ha capito, questo patrimonio fa irruzione nella politica italiana. La politica italiana è tutta concentrata nelle sue piccole cose quotidiane che hanno poco senso. Viceversa, gli italiani vogliono sapere, ma se tu vinci le primarie del Partito Democratico, a casa mia la mafia la manderai via? Vogliono sapere, sei capace di gestire le forze dell'ordine, sei capace di dare indirizzi al welfare, sei capace di aiutare i sindaci, sei capace di aiutare chi ha cura l'ambiente, sei capace di disinquinare i luoghi dove i dati epidemiologici dimostrano che la gente muore perché l'agenda economica viene dopo e viene prima, chiedo scusa, della salute delle persone, della cura dell'ambiente. Ecco, la nostra mozione, capisco, sta preoccupando tutti, non forse solo per una questione di consensi raccolti, ma perché è talmente innovativa, è talmente diversa dalle cose che avete già sentito, e le persone che sono qui sono talmente capaci, per averlo già dimostrato, di dire una cosa e poi di farla, da scompaginare i piani di tutti quelli che pensano che la politica sia solo un modo per far sopravvivere un ceto politico. A noi del ceto politico non ce ne frega niente, lo dico chiaramente, non me ne è mai fregato niente, andremo a cercare le belle persone dovunque, le faremo iscrivere al Partito Democratico, il Partito Democratico diventerà un grande partito di belle persone, non solo un partito che mira a collocare qualcuno che non si sa che cosa deve fare nella vita. Ecco, mi auguro che Giuseppe Antoci, che è una di queste persone, ha un lavoro, si è preso un carico nel fare il presidente del Parco dei Nebrodi, adesso si è preso il carico di fare politica, tutto questo assolutamente gratuitamente, solo per passione e impegno civile. Questo è il modello di Partito Democratico al quale guarda la mia mozione, la nostra mozione, perché l'Italia è il nostro partito. Grazie.